Il draft 2018 ha tutte le carte in regola per essere ricordato come uno dei più ricchi nella storia NBA, o quantomeno in quella recente. Molti dei giocatori selezionati sono già riusciti a mettersi in luce, e alcuni di loro sembrano potenzialmente in grado di compiere ulteriori salti di qualità. Vediamo innanzitutto la top 10 originale. Scelta numero 1 DeAndre Ayton, numero 2 Marvin Bagley, numero 3 Luka Doncic, numero 4 Jaren Jackson Jr., numero 5 Trae Young, numero 6 Mo Bamba, numero 7 Wendell Carter Jr., numero 8 Colin Sexton, numero 9 Kevin Knox e scelta numero 10 Mikal Bridges. Ma quali sono i 10 migliori giocatori usciti dal draft NBA 2018? Scopriamolo nel nostro redraft. Con la scelta numero 1 i Phoenix Suns selezionano Luka Doncic dal Real Madrid, inizialmente scelto alla numero 3. Il ragazzino prodigio di Lubiana attira l'attenzione degli scout nelle giovanili dell'Union Olimpia e all'età di 13 anni viene messo sotto contratto dal Real Madrid. La sua ascesa è talmente inarrestabile che già 3 anni dopo debutta in prima squadra, facendo qualche apparizione nella Liga ACB 2014-2015, vinta proprio dai Blancos. Nella stagione seguente esordisce in Eurolega e ricopre un ruolo di maggiore rilievo nell'ennesima vittoria in campionato dei madridisti. Il suo nome è da tempo nei radar NBA, un mondo che incontra per la prima volta a ottobre 2016, quando gli Oklahoma City Thunder di Russell Westbrook fanno visita alla capitale spagnola per un'amichevole, vinta dal Real. Prende così il via un biennio clamoroso, in cui Luka emerge come migliore prospetto d'Europa. Viene eletto 2 volte Rising Star dell'Eurolega, vince un Eurobasket da coprotagonista con la nazionale slovena e nel 2017-18 porta a casa tutto il possibile. Campione di Spagna e MVP del campionato, trionfo in Eurolega da MVP della stagione e MVP delle Final Four. Nella NBA lo aspettano a braccia aperte, anche se forse non tutti si rendono conto del valore del ragazzo. Phoenix, nonostante abbia appena ingaggiato l'allenatore della Slovenia, Igor Kokoschkov, spende la prima scelta del draft per il centro di DeAndre Ayton, mentre Sacramento, che può già contare sull'emergente di Aaron Fox in regia, punta sul lungo da Duke Marvin Bagley. La terza chiamata aspetta gli Atlanta Hawks, i quali la girano però a Dallas in cambio della quinta scelta, Trae Young, e di una chiamata al draft successivo, che si tramuterà in Cam Reddish. Doncic approda quindi ai Mavericks, una squadra potenzialmente in grado di competere presto per i playoff. Trascorre il suo anno da matricola a fianco della leggenda Dirk Nowitzki, giunta al passo d'addio. Chiude a oltre 21 punti, 7 rimbalzi e 6 assist di media, infrange un record dopo l'altro e viene eletto con poca sorpresa Rookie of the Year. I Mavs però arrivano penultimi nella Western Conference. La svolta arriva nella stagione successiva, in cui Doncic sfiora 29 punti e la tripla doppia di media, debutta all'All-Star Game e viene inserito nel primo quintetto All-NBA, cosa che fino a questo momento, nel 2023, si è ripetuta ogni anno. Nella bolla di Disney World, Dallas ottiene la 7ª testa di serie e affronta i favoriti Los Angeles Clippers al primo turno playoff. Luka si presenta alla sua prima post-season con una prova da 42 punti, ma nessuno aveva esordito meglio. In gara 4 va addirittura oltre, segnando con uno dei suoi proverbiali step back la tripla vincente e completando una memorabile tripla doppia da 43 punti, 17 rimbalzi e 13 assist. Kawhi Leonard e compagni, però, risolvono la pratica qualificazione al termine del 6° incontro, cacciando i Mavs dalla bolla nonostante i 38 punti, 9 rimbalzi e 9 assist dello sloveno. Le due squadre si trovano di fronte anche ai playoff 2021, sempre al primo round, e l'esito non cambia. Doncic colleziona statistiche mostruose, firmando 46 punti e 14 assist in gara 7, ma alla fine vincono gli avversari. Il vento sembra cambiare nel 2021-22. Guidati da Luka e da una difesa più solida che mai, gli uomini di coach Jason Kidd arrivano alle finali di conference, complici anche l'inatteso crollo dei Phoenix Suns al secondo turno. La disparità con i Golden State Warriors, futuri campioni, risulta però evidente, e i texani vengono respinti in 5 partite. Nella stagione seguente, Luka incrementa ulteriormente le sue cifre, superando i 32 punti di media e lasciando i posteri in una tripla doppia da 60 punti, 21 rimbalzi e 10 assist contro i Knicks, ma si lascia andare a troppi momenti di frustrazione e appare un corpo estraneo alla squadra. I Mavs cercano disperatamente di tenersi a galla in una Western Conference alquanto imprevedibile, ma sprofondano nel finale di stagione, malgrado l'arrivo a Dallas di Kyrie Irving, e vengono persino esclusi dal torneo play-in. Con la scelta numero 2, i Sacramento Kings selezionano Trae Young, da University of Oklahoma, inizialmente scelto alla numero 5. Nato in Texas e cresciuto nell'Oklahoma, Young viene reclutato dai Sooners, con i quali disputa un'unica grande stagione. Nel 2017-18, Trae è il miglior realizzatore e il miglior assistman dell'intera NCAA. La sua capacità di crearsi tiri dal palleggio e di segnare dalla lunghissima distanza fanno sprecare paragoni con Stephen Curry e accendono su di lui parecchi riflettori. Gli Atlanta Hawks lo preferiscono a Luka Doncic, anche al fine di guadagnare una scelta extra per la loro fase di ricostruzione, cominciata l'anno prima, e il numero 11 dimostra fin da subito di poter reggere la pressione. Young termina la sua stagione d'esordio a oltre 19 punti e 8 assist di media, regalandosi anche una notte da 49 punti e 16 assist contro i Bulls, e finisce dietro al solo Luka Doncic nella corsa Rookie of the Year Award. Come lo sloveno, a cui la carriera di Trae è legata fin dal giorno del draft, anche la point guard di Atlanta esplode nel 2019-2020, quando sfiora 30 punti di media, debutta all'All-Star Game e rifila 50 punti con 8 triple al bersaglio ai malcapitati Miami Heat. Nonostante le performance elettrizzanti di Young, Atlanta langue nei bassi fondi della Eastern Conference. Un pessimo avvio di 2020-21 costa la panchina Lloyd Pierce, rimpiazzato da Nate McMillan.
Per gli Hawks è lo scossone che serviva. Risalgono la china fino a ottenere il quinto miglior piazzamento a est, tornando ai playoff dopo 4 anni di assenza. Gli avversari del primo turno sono i sorprendenti New York Knicks di Tom Thibodeau. Il pubblico del Madison Square Garden accoglie Young con fischi, urla e insulti, ma Trey ha bene in mente come rispondere. Si presenta sul palcoscenico più prestigioso del mondo con 32 punti, 10 assist, 7 rimbalzi e il canestro che regala la vittoria agli Hawks, accompagnato da alcuni improperi e da un gesto inequivocabile. Zitti tutti! La rivalità fra la World Most Famous Arena e il suo nuovo arcinemico, che sembra perfettamente a suo agio nel ruolo del cattivo, prosegue per tutta la serie e culmina nella decisiva gara 5, quando Young, dopo aver segnato tirando dal logo la tripla che condanna definitivamente i Knicks, saluta la folla con un plateale inchino. I grandi playoff del numero 11 proseguono al secondo round, quando Trey mette a ferro e fuoco la difesa degli smarriti Philadelphia 76ers e raggiungono il loro apice in gara 1 delle Conference Finals. Con una prova da 48 punti e 11 assist, Young guida i suoi una sorprendente vittoria contro i favoritissimi Milwaukee Bucks. Nel terzo incontro della serie, Trey appoggia male la caviglia sul piede di un arbitro ed è costretto a saltare le due partite successive. I Bucks, decisamente più attrezzati, vincono malgrado l'assenza di Giannis Antetokounmpo e interrompono un'inattesa cavalcata di Atlanta. Gli Hawks però sembrano in rampa di lancio. Nel 2021-22 il loro leader si consacra fra i nuovi volti della NBA. Young chiude la regular season guidando la Lega sia in punti sia in assist totali. A gennaio ne segna 56 e ne distribuisce 14 al Moda Center di Portland. Torna all'All-Star Game e viene inserito nel terzo quintetto All-NBA. Nonostante i lampi della loro stella, gli Hawks devono passare dal torneo play-in, dove i 38 punti di Young, 32 dei quali nel solo secondo tempo, valgono l'ottava testa di serie a discapito dei Cleveland Cavaliers. Atlanta torna quindi ai playoff, dove Trey, soffocato dalla difesa dei Miami Heat, incappa nella peggior serie della sua carriera, 15,4 punti di media con il 32% scarso da 3, Hawks a casa dopo 5 partite. In estate, per dare manforte a Young, arriva DeJounte Murray, reduce da una grande stagione in maglia Spurs. Atlanta però non decolla, e per il secondo anno consecutivo deve passare dal torneo play-in. Trey si vendica di Miami segnando 25 punti e guidando i suoi una netta vittoria. Poi mette in difficoltà i favoritissimi Boston Celtics al primo turno playoff, vinto comunque dai biancoverdi in 6 partite. Con la scelta numero 3, i Dallas Mavericks selezionano Shai Gilgeous-Alexander, dell'University of Kentucky, inizialmente scelto la numero 11. Il ragazzo canadese si trasferisce nel Tennessee ai tempi del liceo ed entra presto nei radar dei migliori college statunitensi. Alla fine cede alla corte del grande John Calipari e opta per i Kentucky Wildcats, con cui disputa una stagione in continua crescita e si guadagna il posto da point guard titolare in una rotazione ricca di prospetti NBA, come da tradizione dell'Ateneo. Le ottime prestazioni al torneo NCAA fanno salire ulteriormente le quotazioni di Shai in ottica draft. Viene selezionato con l'undicesima chiamata dagli Charlotte Hornets, che però lo spediscono subito ai Los Angeles Clippers in cambio di Miles Bridges, chiamato subito dopo di lui. In California è da poco calato il sipario sull'era di Lob City, e i Clippers stanno attraversando una fase transitoria. Shai trova subito spazio nel quintetto di Doc Rivers, con il sesto uomo di lusso Lou Williams a coprirgli le spalle, e si dimostra fin da subito utilissimo su entrambe le metà campo. Sebbene sia priva di una vera e propria stella, la squadra riesce a qualificarsi per i playoff, dove SGA si trova spesso a marcare il cliente più difficile di tutti, Kevin Durant. La matricola dei Clippers riesce comunque a non sfigurare, e si fa trovare pronto anche in attacco, superando i 20 punti sia in gara 4 che nel sesto incontro, con cui i Golden State Warriors chiudono il discorso qualificazione. La dirigenza dei Clippers, capitanata dall'ambizioso proprietario Steve Ballmer, non può accontentarsi di uscire a testa alta al primo turno playoff. Così, il 10 luglio 2019, mette a segno un doppio colpo di mercato, assicurandosi la firma di Kawhi Leonard, fresco di titolo NBA vinto con i Raptors, e acquisendo i servigi di Paul George, candidato MVP nell'ultima stagione in maglia Thunder. In cambio, a Oklahoma City finiscono un mucchio di prime scelte future, ma anche Danilo Gallinari e Shai Gilgeous-Alexander. La nuova squadra di SGA è un mix di giovani talenti e navigati veterani, come il Gallo, Steven Adams e Chris Paul, arrivato da Houston al posto di Russell Westbrook. Gli esperti compagni si rivelano dei mentori perfetti per Shai, che sotto la loro guida compie un ulteriore salto di qualità. Contro ogni previsione, i Thunder, che alla vigilia sembravano un cantiere aperto, si qualificano per i playoff, disputati nel campus organizzato dalla NBA a Orlando. Malgrado le ottime performance di SGA, che segna 31 punti in gara 2, OKC si arrende in gara 7 ai più esperti Houston Rockets. Da quel momento inizia la vera ricostruzione della squadra, con i veterani che lasciano via via l'Oklahoma e che vengono rimpiazzati da un'interminabile serie di prospetti futuribili e di scelte al draft. Nelle due stagioni seguenti, Gilgeous-Alexander gonfia a dismisura le sue statistiche, orbitando stabilmente attorno ai 24 punti di media, ma gioca in un contesto orientato a perdere il più possibile, per continuare ad accumulare asset. Il diabolico piano del general manager, Sam Presti, prevede anche che ogni minimo infortunio venga gestito con la massima cautela, senza la minima fretta. Così Shai, alle prese con una fascite plantare prima e con dei problemi alla caviglia poi, scende in campo in appena 91 occasioni tra il 2020 e il 2022. Nella stagione 2022-23 però, il tempo di scherzare è finito, almeno per la guardia canadese. SGA esplode fragorosamente, superando i 31 punti di media e trascinando i Thunder al torneo play-in. Le sue straordinarie prestazioni vengono premiate con la convocazione all'All-Star Game di Salt Lake City e con l'inclusione nel primo quintetto All-NBA.
Con la scelta numero 4, i Memphis Grizzlies selezionano Jaren Jackson Jr. da Michigan State University, inizialmente scelto proprio alla numero 4. Figlio di un ex giocatore NBA, campione con gli Spurs nel 1999, Jackson mette in mostra la sua versatilità e i suoi innati istinti difensivi nei licei dell'Indiana, prima che coach Tom Izzo lo recluti a Michigan State University. Nell'unica stagione disputata in maglia Spartans, Jaren vince svariati riconoscimenti della Big Ten Conference, compreso quello come miglior difensore, ottenuto anche per aver rifilato 3 stoppate di media agli avversari. È uno dei prospetti più intriganti del draft NBA 2018, e infatti viene scelto con la quarta chiamata dai Grizzlies. A Memphis si sta chiudendo l'era del grit and grind. Mike Conley e Marc Gasol ci sono ancora, ma entrambi sono prossimi all'addio. Jackson viene schierato subito come ala grande titolare da coach JB Bickerstaff e disputa una buonissima stagione d'esordio, che gli vale l'inserimento nel primo quintetto All-Rookie. A marzo però deve fermarsi per un problema muscolare. Un infortunio chiude anzitempo anche la sua seconda stagione. Complice una lesione al menisco, Jaren è costretto ad abbandonare la bolla di Orlando. Rientra in campo solamente ad aprile 2021, in tempo per giocare qualche scampolo di partite a regular season e di disputare una buona serie playoff poi persa contro gli Utah Jazz. Nel frattempo a Memphis è arrivato Ja Morant, che nel giro di 2 anni è emerso tra i nuovi volti della Lega. Guidati dalla loro nuova stella e da Jackson, che termina la stagione 2021-22 come miglior stoppatore NBA e viene inserito nel primo quintetto All Defensive, i Grizzlies tornano ai playoff. Superano Minnesota al primo round, anche grazie alle 7 stoppate di Jackson in gara 1. Poi danno filo da torcere per 6 partite ai Golden State Warriors, futuri campioni, in una serie aperta dai 33 punti e dai 10 rimbalzi di Triple J. Durante l'off-season, Jackson si sottopone a un'operazione al piede e salta al primo mese della stagione 2022-23. Quando rientra però, si sente subito. Jaren mette a referto le migliori cifre in carriera, guida nuovamente la NBA per stoppate, piazzandone 3 di media come al college, debutta all'All-Star Game e viene eletto Defensive Player of the Year. Gli incerottati Grizzlies devono però arrendersi ai Los Angeles Lakers, interrompendo ancora prematuramente la loro corsa ai playoff. Con la scelta numero 5, gli Atlanta Hawks selezionano Mikal Bridges, da Villanova University, inizialmente scelto alla numero 10. Il percorso di Bridges nel basket professionistico sembra segnato fin dall'inizio. Nato e cresciuto a Philadelphia e figlio di una dipendente dei Sixers, emerge nella locale Great Valley High School e viene reclutato da Villanova, il principale programma cestistico cittadino. Con la maglia dei Wildcats vince 2 titoli NCAA nel giro di 3 stagioni e le sue abilità su entrambi i lati del campo lo proiettano sempre più in alto nelle previsioni in chiave draft. La scelta numero 10 spetta proprio ai suoi Sixers, che non esitano a chiamare il nome del figlio al prodigo Mikal. Nemmeno il tempo di festeggiare e di commuoversi però, che arriva il colpo di scena. Bridges viene ceduto ai Phoenix Suns, in cambio della meteora Zaire Smith e di una prima scelta 2021, che verrà poi girata ai Thunder e spesa per Trey Mann. In Arizona, Mikal diventa presto una colonna del quintetto di coach Igor Kokoschkov, distinguendosi soprattutto per la sua versatilità difensiva e per la sua affidabilità. Fino a questo momento, estate 2023, non ha mai saltato una partita, giocandone addirittura 83 nella stagione 2022-23. I Suns del 2018-19 arrivano ultimi nella Western Conference, ma con l'arrivo in panchina di Monty Williams il vento cambia. Nel 2020 Phoenix vince tutte le partite disputate nella bolla di Orlando e sfiora i playoff. L'anno successivo, complice l'innesto di Chris Paul, l'esplosione di Devin Booker e i continui miglioramenti di Bridges, ottiene il secondo miglior piazzamento a Ovest e torna alla NBA Finals dopo 28 anni. I Suns si portano sul 2-0 anche grazie ai 27 punti di Mikal in gara 2, ma si fanno travolgere dalla furiosa rimonta dei Milwaukee Bucks, che trionfano in 6 partite. Nel 2021-22, i Suns chiudono con il miglior record della Lega e sembrano finalmente in grado di compiere l'ultimo passo. Bridges viene inserito nel primo quintetto All Defensive, chiudendo dietro al solo Marcus Smart nelle votazioni per il difensore dell'anno, ma Phoenix, dopo aver superato a fatica i New Orleans Pelicans, cade rovinosamente contro i Dallas Mavericks. La squadra sembra giunta su un binario morto, così il 9 febbraio conclude una maxi trade che porta Kevin Durant in Arizona. Fra le contropartite, a Brooklyn finisce Mikal Bridges, che una volta indossata la maglia dei Nets cambia improvvisamente passo dal punto di vista offensivo. Alla terza partita rifila 45 punti a Miami, poi supera altre 10 volte quota 30, realizzandone 44 a Orlando e 42 contro Atlanta. Cifre che, se verranno ripetute l'anno prossimo, potrebbero valere a Bridges la prima convocazione all'All-Star Game. I nuovi Nets, malgrado i continui stravolgimenti del roster, si qualificano ai playoff, ma vengono sconfitti al primo turno dai Philadelphia 76ers, proprio la squadra con cui Mikal avrebbe dovuto iniziare la sua carriera NBA. Con la scelta numero 6, gli Orlando Magic selezionano Jalen Brunson, da Villanova University, inizialmente scelto alla numero 33. Dopo una grande carriera liceale nell'Illinois e un mondiale Under 19 vinto da MVP con la nazionale statunitense, Brunson raggiunge gli altri futuri giocatori NBA Mikal Bridges, Josh Hart e Dante Di Vincenzo a Villanova. È uno dei protagonisti del grande ciclo vincente dei Wildcats, campione NCAA sia nel 2016 sia nel 2018, anno in cui Jalen viene eletto giocatore collegiale dell'anno. I Dallas Mavericks lo scelgono a inizio secondo giro, e Brunson comincia la sua carriera NBA come affidabile riserva di Luka Doncic e Dennis Smith Jr. Il suo contributo in uscita dalla panchina è sempre più importante, tanto che nel 2021 finisce al quarto posto nelle votazioni per il sesto uomo dell'anno. Con l'arrivo in panchina di Jason Kidd, Jalen guadagna un posto in quintetto.
chiude la regular season 2021-22 con le migliori cifre in carriera e al primo turno playoff, con Doncic ai box per infortunio, mette a ferro e fuoco la difesa degli Utah Jazz, segnando 41 punti in gara 2. Dallas arriva alle finali di conference, dove nonostante i 31 punti di Brunson in gara 2, viene sconfitta nettamente dai Golden State Warriors. In estate, Jalen diventa free agent e decide di raggiungere il padre Rick, assistente di coach Tom Thibodeau, ai New York Knicks. Brunson si impone subito fra i leader della squadra e fra gli idoli del Madison Square Garden, guadagnandosi una nomina giocatore del mese di febbraio a Est. I 24 punti di media realizzati lo proiettano a lungo in orbita All-Star Game e contribuiscono a trascinare blu arancio ai playoff. I Knicks superano Cleveland al primo round, poi si arrendono a Miami nonostante i 37 punti di media di Brunson, il migliore dei suoi, nelle ultime tre partite. Con la scelta numero 7, i Chicago Bulls selezionano DeAndre Ayton, dall'University of Arizona, inizialmente scelto alla numero 1. Nato nelle Bahamas e cresciuto in California, il centro si trasferisce a Phoenix nel 2015, quando il suo nome circola già tra gli scout collegiali e professionistici. Dopo due stagioni dominanti alla Hillcrest Prep Academy, Ayton decide di restare in Arizona e di indossare la maglia dei Wildcats. Nella sua unica stagione universitaria, viene eletto MVP della Pac-12 e nel giro di pochi mesi mette d'accordo tutti. Sarà lui la prima scelta del draft NBA 2018. La lotta ripreme i Phoenix Suns, che non devono cercare troppo lontano il loro nuovo centro. Ayton macina ottime cifre in una squadra pessima, chiudendo la prima di 5 stagioni consecutive in doppio-doppio di media e guadagnandosi l'inserimento nel primo quintetto All-Rookie. La stagione seguente, condizionata da una sospensione di 25 partite per aver fallito un test antidoping, vede comunque una crescita interessante, sia per Ayton sia per la squadra. Per entrambi, la definitiva esplosione avviene nel 2020-21. La presenza a rimbalzo e l'abilità da stoppatore di DeAndre, che segna anche la schiacciata vincente in gara 2 contro i Clippers, sono decisive nella corsa dei Suns alla NBA Finals. Durante la serie per l'anello, Ayton subisce un'iconica stoppata in giravolta da Giannis Antetokounmpo, una delle giocate che contribuiscono a spostare l'inerzia in favore dei Milwaukee Bucks. La parabola di Phoenix e quella del suo centro continuano a seguire andamenti paralleli. Nel 2021-22 i Suns ottengono il miglior record della Lega e Ayton mette a referto le migliori cifre in carriera, ma i playoff, sia gli uni che l'altro, mostrano preoccupanti segnali di incostanza. In gara 3 contro New Orleans, DeAndre è decisivo per la vittoria con 28 punti e 17 rimbalzi, poi spegne più volte la luce durante la serie contro Dallas, contribuendo alla pesante sconfitta dei suoi. In estate, Ayton è vicinissimo agli Indiana Pacers, che gli sottopongono una qualifying offer, ma i Suns pareggiano l'offerta per tenerlo in Arizona. Durante la stagione successiva, però, i dubbi su di lui aumentano. Le statistiche e qualche prestazione altisonante ci sono sempre, ma l'intensità e il coinvolgimento funzionano spesso a corrente alternata, tanto che coach Monty Williams relega spesso il suo centro in panchina nei momenti decisivi. Phoenix, con le rotazioni ridotte all'osso dopo la trade per arrivare a Kevin Durant, supera i rimaneggiati Los Angeles Clippers, ma deve poi arrendersi al secondo turno contro gli inarrestabili Denver Nuggets. Con la scelta numero 8, i Cleveland Cavaliers selezionano Michael Porter Jr., da University of Missouri, inizialmente scelto alla numero 14. Un anno prima del draft, Porter venne vendicato come la sicura prima scelta assoluta della sua classe. Al liceo aveva dominato come pochi prima di lui, chiudendo il suo anno da senior a oltre 36 punti e 13 rimbalzi di media e facendo registrare anche una performance da 52 punti e 23 rimbalzi. Il premio di MVP del McDonald's All-American Game, vinto nel 2017, aveva sigillato le certezze degli scout. Poi però sono arrivati gli infortuni. Michael, che ha scelto di seguire il padre all'University of Missouri, si è fermato durante la partita inaugurale per dei dolori alla schiena e si è sottoposto a un'operazione che gli ha fatto perdere quasi tutta la stagione. I dubbi su un suo pieno recupero sono tali da indurre ben 13 franchigie a non azzardare la scommessa. Porter viene selezionato dai Denver Nuggets, che devono subito armarsi di tanta pazienza. Una seconda operazione alla schiena, infatti, costringe MPJ a vivere da spettatore il suo primo anno nella NBA. Debutta ufficialmente nel 2019-2020, quando parte come riserva di Will Barton e Torrey Craig. Mostra fin da subito qualche fiammata di talento offensivo e l'incostanza tipica delle matricole, ma sale visibilmente di livello quando la stagione NBA riparte dopo la sospensione, nel campus di Disney World. Con i suoi 22 punti di media in 7 partite, Michael viene inserito nel secondo miglior quintetto dei Seeding Games e gioca un ruolo importante in uscita dalla panchina nel raggiungimento delle finali di conference. Nel 2020-21 viene promosso in quintetto da coach Michael Malone, sale a 19 punti di media e arriva terzo nelle votazioni per il Most Improved Player Award. I Nuggets stanno emergendo tra le favorite per il trono dell'Ovest, ma il grave infortunio subito da Jamal Murray infrange ogni speranza immediata. La stagione seguente, con Murray ai box, appare come l'occasione giusta per MPJ, da cui in molti si aspettano un'esplosione. A frenare il ragazzo, però, sono ancora i problemi alla schiena. Una terza operazione interrompe infatti il suo 2021-22, durato la miseria di 9 partite. Quando Porter e Murray rientrano nei ranghi, Denver può finalmente scatenare la sua potenza di fuoco. MPJ, inserito in un contesto più democratico, che lascia più spazio al coro che ai solisti, non si trasforma in un all-star, ma è comunque provvidenziale nella grande stagione dei suoi, che termina con il primo titolo nella storia della franchigia. La serie finale contro Miami è difficilissima per Porter, che incontra parecchie difficoltà al tiro, ma il numero 1 si rende più utile del previsto in difesa e a rimbalzo, guadagnandosi con pieno merito il suo primo anello.
Con la scelta numero 9 i New York Knicks selezionano Duncan Robinson dall'University of Michigan, inizialmente undrafted. Robinson ha portato il concetto divenuto dal nulla a un altro livello. Dopo il liceo sceglie il Williams College nel Massachusetts più per la sua nomea accademica che per la sua squadra di basket, che milita nella Division 3 NCAA. Duncan guida i suoi alla finale del torneo di terza divisione, poi persa contro Wisconsin Whitewater, e guadagna l'attenzione dei programmi cestistici più prestigiosi d'America. Sceglie infine Michigan, ma nel 2014-15, a causa del trasferimento, non può scendere in campo. Nelle tre stagioni successive si ritaglia però uno spazio importante in uscita dalla panchina, nelle squadre in cui brillano i vari Caris LeVert, Maurice Wagner e Jordan Poole, mettendosi in mostra per la sua precisione del perimetro. Nel 2018 i Wolverines raggiungono la finale del torneo NCAA, ma vengono sconfitti dai Villanova Wildcats di Michael Bridges e Jalen Brunson. Sebbene Robinson abbia chiuso la sua carriera collegiale come quarto migliore tiratore da tre punti nella storia di Michigan, nessuno sceglie di puntare su di lui al draft NBA. Riesce comunque a trovare posto nel roster con cui i Miami Heat affrontano la Summer League e, complici gli infortuni che affliggono gli uomini di coach Rick Spoelstra, viene confermato in organico con un two-way contract. Durante la stagione 2018-19, trascorsa principalmente in G League, Duncan Robinson si fa notare soprattutto per l'inserimento nel terzo miglior quintetto della Lega di Sviluppo e per il fatto di chiamarsi come le leggendarie Twin Towers degli Spurs. In estate, la partenza di Josh Richardson libera un posto in quintetto e l'inserimento di Robinson come guardia titolare si rivela tra le mosse chiave per la grande stagione degli Heat. Il numero 55 segna oltre 13 punti di media, sfiorando il 45% dall'arco, e diventa il più veloce di sempre a segnare 200 triple in carriera. La sua pericolosità perimetrale aiuta non poco Miami a raggiungere le finali NBA, disputate nella bolla di Orlando. I Los Angeles Lakers di LeBron James sono però un ostacolo insormontabile per gli incerottati Heat, e trionfano malgrado i 26 punti di Robinson, con 7 triple a bersaglio, in gara 5. Nella stagione successiva, Duncan continua a infrangere record di velocità, abbattendo più in fretta di chiunque altro il muro delle 300, 400 e 500 realizzazioni da lontano, e si guadagna un cospicuo rinnovo contrattuale. Da quel momento, però, le sue prestazioni calano, tanto da declassarlo sempre più nelle gerarchie di Spoelstra. Nella stagione 2022-23, Robinson finisce spesso fuori dalle rotazioni, ma viene rigettato nella mischia ai playoff, complici gli infortuni di Tyler Herro e Victor Oladipo. Duncan diventa il miglior realizzatore dall'arco nella storia della franchigia, e aiuta Miami a tornare alle NBA Finals. Anche in questo caso, la stagione si conclude con una sconfitta, stavolta per mano dei Denver Nuggets. Con la scelta numero 10, i Philadelphia 76ers selezionano Robert Williams, da Texas A&M University, inizialmente scelto alla numero 27. Gli altri candidati per il decimo posto di questo redraft erano Miles Bridges, la cui ascesa è stata interrotta dalle brutte vicende extra parquet, Bruce Brown, preziosa riserva nella corsa al titolo dei Denver Nuggets, e Anthony Simons, emerso nell'ultima stagione con i Portland Trail Blazers. Nei due anni trascorsi a Texas A&M, Robert Williams dà prova di un atletismo straripante e di un'innata versatilità difensiva, scalando rapidamente posizioni nelle classifiche di gradimento degli scout NBA. I principali dubbi in ottica draft riguardano la sua etica del lavoro, tant'è che Robert scivola fino alla 27esima chiamata, spesa dai Boston Celtics. Fin dai primi mesi della sua carriera professionistica, Williams dimostra di avere una concezione tutta sua della puntualità, presentandosi spesso in ritardo ai raduni con la squadra, e per questo viene ribattezzato ironicamente Time Lord. Nelle prime due stagioni NBA vede poco il campo, chiuso nel suo ruolo da Al Horford prima e Daniel Tice poi, ma nel 2020-21 inizia a farsi largo nelle rotazioni di Brad Stevens. Chiude la stagione a circa 8 punti, 7 rimbalzi e 2 stoppate di media, rifilandone ben 9 ai Brooklyn Nets nella partita che inaugura i playoff. Nel terzo incontro della serie, Williams deve fermarsi per dei problemi a piede e caviglia, e i Celtics vengono eliminati in 5 gare. Nella stagione successiva, Time Lord si impone fra i pilastri dell'insuperabile difesa bianco-verde, viene inserito nel secondo quintetto All-Defensive e dà un contributo fondamentale nel raggiungimento delle NBA Finals, poi perse contro Golden State. In estate, Robert viene operato al ginocchio sinistro e si rivede in campo solamente a metà dicembre. Pur tormentato dai problemi fisici, ritrova la forma ottimale in tempo per i playoff, quando aiuta Boston a raggiungere la finale della Eastern Conference. Questi erano i 10 migliori giocatori usciti dal draft NBA 2018. Nei commenti fateci sapere le vostre impressioni e la vostra classifica ideale. Con un invito a lasciare un like al video e iscrivervi al canale, vi do appuntamento alla prossima puntata.